Vanno forte, bisogna cercare di essere sempre al top. Noi ci proviamo da tanti anni, speriamo di poter ancora resistere e dare il cambio generazionale più avanti, se possibile. Faccio i complimenti comunque a tutti voi. Io dalla mia parte sono anche un organizzatore dello slalom di Campobasso, che da circa 25 anni che è campionato italiano, e vedo la stessa forza e la stessa voglia in voi come quella che avevamo noi tanti anni fa, che ancora abbiamo. Quindi vi faccio un grande in bocca al lupo. Sono venuto qui perché un anno fa mi chiamò Pino Santa Croce, a cui sono molto legato, e faccio un applauso perché lui è sempre più grande. E poi vengo qui con il Walter, la Sabrina e a voi tutti, il sindaco, che ho visto che si impegna più dei piloti e degli organizzatori. Quindi speriamo di vedervi tra il campionato italiano come panorama, e sicuramente ci saranno il prossimo anno. Grazie. Grazie. Per me è una soddisfazione, perché a 20 oggi, insomma, a parte lo sa, quando andavamo a Roma, io insomma, posso
pochino, oggi siamo amici, per amor del cielo, ma insomma, tu lanci le pesci perché volevo il campionato italiano. Però intanto ho avuto il campione italiano e poi magari verrà il campionato italiano, io lo spero tanto. Comunque, quando siamo passati all'eliottero e si è detto, oh, questo olio va, ma di come va quando l'eliottero? Stavi dietro, è stato bello, veramente. Bene, io direi che veramente la passione fare la foto con Walter e Sabrina e l'amministrazione. Lois, ecco. Allora, questi personaggi sono i protagonisti della quarta edizione dello Slalom Italiano. Un applauso veramente ai protagonisti, sia sportivi, tecnici, sia gli organizzatori, sia l'amministrazione, che veramente sono il fulcro del nostro sport. Grazie di nuovo e di nuovo grazie e complimenti a Fabio e a Davide, complimenti di nuovo. E ora